studio Veronica Puglisi. Gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Video Mediterraneo. Lo avete sentito dai nostri titoli di prima pagina. È stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa uno stalker. Si tratta di un 27enne che stava rendendo impossibile la vita di una donna ragusana, nello specifico la dirimpettaia. Quest'ultima era terrorizzata anche ad uscire di casa per paura che il vicino potesse farle del male. L'incubo è finito dopo le indagini e l'operazione della mobile. A supporto dell'attività anche i video delle aggressioni. Aspettava che il marito di lei uscisse di casa per avvicinarsi al portone per potersi masturbare nella speranza di attirare la sua attenzione. Un incubo quello vissuto da una donna, o meglio da una famiglia ragusana, che è terminato grazie all'intervento e alle indagini della squadra mobile della questura di Ragusa, che ha arrestato per stalking un 27enne. Tutto è iniziato nel mese di agosto. Il 27enne, non appena sentiva uscire di casa il vicino, andava ad importunare la moglie. Suonava il campanello, oppure gli bastava sentire i passi di lei chiusa in casa, che il ragazzo iniziava a masturbarsi. Continuava sino all'orgasmo e poi andava via. La donna era ormai terrorizzata dal ragazzo. Aveva persino paura ad uscire di casa perché il molestatore avrebbe potuto farle del male. Il marito della vittima ha anche parlato alla famiglia del giovane, ma a nulla è servito. Il ragazzo, imperterrito, è tornato a masturbarsi dinanzi al portone, regalando alle sue vittime anche la visione del frutto del suo piacere. Il giovane, infatti, imbrattava appositamente la pavimentazione dinanzi all'ingresso dell'abitazione, ma anche il portone di casa delle sue vittime. Quest'ultime, infatti, poi erano sempre costrette a pulire e a subire quelle violenze. La figlia della vittima una volta lo ha anche sorpreso in flagranza di reato. Da lì la segnalazione alla polizia e l'installazione di una telecamera dinanzi al portone nella speranza di farlo desistere. Effetto contrario. Il ragazzo pare infatti provasse ancora più piacere ad eseguire autoerotismo dinanzi ad un obiettivo. Raccolte prove e fonti, l'intervento della mobile. Gli agenti infatti lo hanno arrestato per il reato di stalking. Il giovane si trova adesso ai domiciliari, rinchiuso in un centro terapeutico. E due vittoriesi sono finiti in manette dopo essersi resi protagonisti di una fuga lungo la SS-115. Vediamo. Si fermano all'alto dei carabinieri, ma nel tentativo di fuggire investono l'autovettura di servizio dei militari, che rimangono lievemente feriti, dando luogo ad una rocambolesca fuga. È successo ieri sera lungo la SS-115. Protagonisti due vittoriesi di 28 e 34 anni, arrestati per resistenza, danneggiamento di beni dello Stato e lesioni personali. L'episodio di cronaca si è verificato lungo la statale in direzione Vittoria. I carabinieri di Gela, durante un servizio di controllo del territorio, repressione dei reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, fermano l'autovettura con a bordo i due vittoriesi. Quest'ultimi però improvvisamente ingranano la retromarcia e investono violentemente la macchina dei carabinieri, che rimangono feriti. Da qui la fuga lungo la SS-115, una corsa che però termina subito dopo. I malviventi, imboccata alla statale in direzione di Vittoria, vengono subito bloccati da un'altra pattuglia dell'arma. Visto il comportamento nervoso tenuto dai due, né sospetto che nel tragitto potessero essersi liberati di qualcosa, è stata subito disposta una ricerca con l'aiuto delle unità cinofile e dei vigili del fuoco per illuminare il tratto stradale al buio. L'operazione si è conclusa stamattina e ha dato esito negativo. Per i vittoriesi sono scattate le manette. Sono stati posti a disposizione della Procura di Gela, che coordina le indagini in attesa di giudizio. Aveva avviato un'attività artigianale alla periferia di Modica senza essere in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa. Nel corso dei controlli la polizia locale ha constatato che un giovane modicano aveva avviato l'attività di officina meccanica per la riparazione di motocicli e ciclomotori. Al giovane è stata applicata la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività abusiva. Torniamo a parlare dell'aggressione al PTE di Comiso. Ad intervenire nella giornata di oggi l'Ordine delle Professioni Infermieristiche.
Il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, Gaetano Monsui, interviene con una nota stampa dopo il grave episodio verificatosi al PT di Comiso, dove un infermiere è stato aggredito insieme ad altro personale sanitario 2 giorni fa. Vedere un luogo creato per alleviare le sofferenze delle persone che somiglia ad un campo di battaglia fa male al cuore. Tutto intorno indica che si è consumato un atto di violenza, un'aggressione inspiegabile e gratuita. Vittima dell'aggressione è un infermiere, ma anche personale medico, che era lì solo per prendersi cura delle persone. Ciò è di una gravità unica e dovrebbe far protestare chiunque a vario titolo usufruisce di tale luogo. Tutti dovrebbero sentirsi coinvolti: cittadini, istituzioni pubbliche, organismi dirigenziali dell'ASP, colleghi e lavoratori dovrebbero sentirsi colpiti direttamente. I fatti di aggressioni rivolti contro gli operatori sanitari dovrebbero portare a proteste comuni a tutela di un sistema, quello della sanità, creato per il bene di tutti. Chi opera all'interno di tale sistema lo fa in uno spirito di consapevolezza sociale del proprio ruolo, che è quello di dare sollievo ed aiuto a chi soffre e a chi necessita di cure. Paradossalmente, continua Monsù, viene preso maggiormente di mira chi è in prima linea, chi opera nei servizi di urgenza ed emergenza. Abbiamo le armi per combattere le malattie e i drammi quotidiani che minano la salute e la vita stessa delle persone. Siamo preparati a questo, ma non siamo addestrati a fronteggiare le aggressioni fisiche e verbali degli utenti, anche perché riteniamo di essere in sintonia e al fianco di chi soffre e mai contro di essi. Non siamo il nemico, ma siamo l'amico che vi aiuta e vi sta accanto nei momenti difficili della vita, lottando con ed insieme con voi. Termina così la nota a firma del presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, Gaetano Monsù. Cambiamo adesso argomento. Sono oltre 256.000 gli elettori in provincia di Ragusa chiamati al voto nella giornata di domani per eleggere il Parlamento europeo. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Vediamo come si vota in questo servizio. Gli italiani domani sono chiamati ad eleggere il Parlamento europeo, rappresentato da 76 europarlamentari. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23. In provincia di Ragusa sono 256.691 gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, devono essere in possesso di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019. Sono elettori anche i cittadini degli altri paesi membri dell'Unione Europea che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza. L'elettore dunque deve presentarsi al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto. In caso di smarrimento della tessera elettorale se ne potrà richiedere il duplicato presso gli uffici comunali, che saranno già da oggi aperti dalle 9 alle 18 e domani per tutta la durata delle operazioni di voto. Come si vota? Ogni elettore ha diritto di esprimere il voto tracciando un segno X sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene, utilizzando la matita copiativa messa a disposizione al seggio. Se traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Dopo aver votato, l'elettore deve aver cura di piegare la scheda all'interno della cabina elettorale e di restituirla al presidente di seggio. Le preferenze. L'elettore può anche esprimere fino a un massimo di 3 preferenze esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, l'elettore scrive il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Ad esempio, nel caso di 2 preferenze, donna uomo o viceversa, nel caso di 3 preferenze, donna, donna, uomo o viceversa, donna, uomo, donna o viceversa. Se l'elettore esprime più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. In occasione delle consultazioni elettorali, l'Italia è stata suddivisa in 5 circoscrizioni. Le schede per il voto avranno colori diversi: grigio per la circoscrizione elettorale prima, Italia nord-occidentale, marrone per la circoscrizione elettorale seconda, Italia nord-orientale, rosso-rubino per la circoscrizione elettorale terza, Italia centrale, arancione per la circoscrizione elettorale quarta, Italia meridionale, e rosa per la circoscrizione elettorale quinta, Italia insulare.
Sono stati programmati dei cambiamenti importanti per la via Sacro Cuore a Modica. Sentiamo quali sono in questo servizio. Una grande area di sgambamento per i cani sorgerà nel cuore del quartiere Sorda di Modica. Il sindaco Ignazio Abate, su nostra sollecitazione, ha comunicato ufficialmente nella mattinata di oggi che sorgerà un'area di sgambamento per i cani del quartiere Sacro Cuore. All'area creata a San Giuseppe Otimpuni, a Modica Bassa, si aggiungerà la piazzetta che collega la via Sacro Cuore all'ospedale maggiore di Modica. Verrà divisa in due parti per creare rispettive aree di sgambamento per gli amici a quattro zampe. L'operazione ha soddisfatto la richiesta dei residenti. Quest'ultimi si erano anche rivolti alla nostra redazione per segnalare sporcizia e incuria, nonostante sia oggetto di manutenzione calendarizzata. L'inciviltà della gente l'ha sempre resa impraticabile con i rifiuti di ogni genere. Adesso l'amministrazione ha scelto di convertirla e di aggiungere panchine oltre alle recinzioni per i cani. E vogliamo valorizzare anche una porzione di giardino che ci troviamo in questo momento magari non è stato poco curato, proprio tra l'ospedale e la via Sacro Cuore. Quell'area proprio all'inizio della via Sacro Cuore vogliamo destinarla come area di campamento per i cani, visto che tanti quel quartiere popoloso chiede un'area che può essere dedicata per questi i nostri amici, sia per i cuccioli che sia per quelli più grandi. Quindi nei prossimi giorni ci abbiamo fatto i sopralluoghi con la ditta specializzata, andrà a fare le recinzioni e quindi nascerà lì anche un'altra nuova area di sgambamento che potrà servire per tutto il quartiere, quindi anche metteremo delle panchine, quindi anche per diventare anche più accogliente anche per chi accompagnerà i cani per farsi uno sgambamento, ma per stare anche a socializzare con altri cuccioli e con altri cani. Quindi è anche una richiesta che abbiamo voluto proprio portare avanti su una richiesta dei cittadini di quel quartiere, e quindi penso che nelle prossime settimane anche quella l'area verrà riqualificata, risistemata e potrà essere messa a disposizione dei cittadini di quel quartiere. La via Sacro Cuore sarà comunque oggetto di nuovi interventi. L'amministrazione ha fatto sapere che abbatterà le barriere architettoniche presenti nei marciapiedi. Rinvenuto un ordigno bellico di produzione americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale a 4 miglia a sud-est del porto di Catania. Questa mattina i palombari del gruppo operativo subacquei della Marina Militare hanno condotto l'operazione subacquea per la neutralizzazione dell'ordigno. La bonifica è stata richiesta dalla prefettura. Alle 9 sono iniziate le operazioni di rimozione ed è stata individuata una zona di sicurezza dove la Marina ha proceduto alla sua distruzione. Si è svolta questa mattina al Teatro Tenda di Ragusa la giornata del sollievo dedicata al tema della sofferenza e della solidarietà. Prendersi cura dei pazienti, occupandosi soprattutto di assistere sia la persona che la famiglia nei momenti di degenza in ospedale. È lo scopo delle cure palliative, tema della manifestazione di oggi, la giornata del sollievo, che si è tenuta al Teatro Tenda di Ragusa. Un'iniziativa promossa dall'ASP 7 e dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute. L'occasione è data dalla 18ª edizione del concorso artistico Una carezza per chi soffre, i sentieri del sollievo, dedicato agli studenti che frequentano le terze e quarte classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di Ragusa. Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani e i cittadini sul tema della solidarietà e delle cure palliative. Il sollievo si realizza anche con una semplice carezza, con la vicinanza, con un sorriso, con una stretta di mano, ed è quello che vogliamo trasmettere oggi. Forse sono valori che vengono purtroppo a mancare, ma vogliamo trasmetterli e soprattutto fare in modo che i cuori di tutti siano vicini a chi soffre. I bisogni dei pazienti sono molteplici, ha detto Antonella Battaglia, dirigente medico dell'hospice dell'ASP 7, che ribadisce l'importanza del ruolo della famiglia per i pazienti oncologici. In hospice, dove io lavoro quotidianamente, ci occupiamo dell'assistenza del paziente insieme alla famiglia, che diventa anch'essa unità di cura. Non è possibile scindere il prendersi cura del paziente da quello della famiglia. Non è vero che le cure palliative sono qualcosa di inutile. Il termine palliativo deriva dal latino pallium e sarebbe, quindi rappresenta praticamente il mantello che simboleggia la protezione. Questa protezione noi quotidianamente, ecco, la offriamo a chi ha bisogno, e quindi ci prendiamo cura instaurando una relazione che non è solo una relazione medico-paziente, ma è proprio una relazione persona con l'altra persona, essere umano con l'altro essere umano.
Parliamo adesso della festa di Maria Ausiliatrice, che è stata celebrata ieri pomeriggio nella zona nord del quartiere Treppiedi a Modica. Maria unisce la città, Maria unisce i quartieri, Maria ci unisce al mondo. Un messaggio chiaro, semplice e bello è stato quello offerto alla città di Modica dalle suore salesiane che hanno deciso di celebrare la festa di Maria Ausiliatrice spostandosi nella zona nord del quartiere Treppiedi a Modica. Il simulacro è stato accompagnato in processione dagli alunni della scuola Regina Margherita, delle figlie di Maria Ausiliatrice, dai genitori, dalle maestre, dalle suore e ancora dalla Caritas, oltre che dai fedeli e ai devoti alla Madonna. La processione è partita dalla casa delle suore salesiane tra canti e recita del rosario, attraversando la circonvallazione ortisiana fino a raggiungere la sede dell'associazione Piccoli Fratelli, dove è stata celebrata la Santa Messa officiata da padre Michele Fidone, parroco della Madonnina delle Lacrime. Tanti bambini che hanno partecipato alla processione manifestando gioia e felicità. È una cosa molto emozionante. Perché? È la festa di Maria Ausiliatrice e noi siamo qui per aprire la camminata, il rosario. E possiamo dire felicità, armonia e unione fra gli altri. E per te, Sara? Per me rappresenta la libertà, la lealtà e anche la fratellanza, sì. La gioia e la felicità di tutti. Per te? Per me l'amore e la felicità. Felicità? La madre di tutti. E la protettrice di questa scuola. La festa di Maria Ausiliatrice in genere è una festa molto educativa, perché facciamo riferimento a lei in quanto madre, aiuto, nell'opera, soprattutto nell'opera educativa. Così l'ha voluta Don Bosco, così continuiamo noi a interpretarla nella nostra realtà di oggi. Tante le preghiere a nome della scuola perché sia luogo di crescita alla gentilezza, alla tolleranza e alla legalità, a far crescere buoni cristiani e onesti cittadini, amava dire Don Bosco. E ancora i Piccoli Fratelli hanno pregato perché non si saltino gli incontri e perché Maria, casa di Gesù, aiuti a farsi casa per chi resta solo e abbandonato. Soddisfatto anche Maurilio Assenza, direttore della Caritas diocesana di Noto, oltre al vice sindaco Saro Viola, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale. Perché la figura di Maria è molto più bella di quando non si pensa, è una donna coraggiosa, è una madre ed è una donna di speranza. Come donna coraggiosa ci fa sperare per il futuro dei nostri giovani, come madre ci unisce, si uniscono i quartieri, si uniscono le differenze sociali, si uniscono i colori delle varie razze del mondo. E l'impegno dell'amministrazione è quello di stare accanto a queste parrocchie, a Maria Ausiliatrice in particolare, perché si vede, e qua lo notiamo, l'impegno che si mette con i giovani, con i bambini e così via, quindi con le famiglie e con tutti. Subito dopo la celebrazione della Santa Messa c'è stato un momento di convivialità con lo spettacolo del Regina Margherita Children's Choir e del Modica Gospel Choir diretti dal maestro Giorgio Rizza. Ed è tutto pronto per i festeggiamenti in onore al patrono di Ragusa, San Giorgio. Oggi la presentazione in conferenza stampa. Presentata in conferenza stampa al circolo di conversazione di Ragusa Ibla, la festa del copatrono della città, San Giorgio. Tantissime le novità, a partire dall'atteso incontro dei due simulacri di San Giorgio e San Giovanni, come testimonianza di superamento delle polemiche sterili in riferimento ai patronati e come stimolo invece a riconoscere entrambi, dunque San Giorgio e San Giovanni, protettori della città di Ragusa. Il tema di quest'anno della festa, che prenderà vita il 31 di maggio ma che vedrà il clou il 2 di giugno, sarà la fede. E oggi purtroppo vediamo che man mano va scemando, soprattutto in certe fasce della popolazione. O meglio, magari la gente oggi crede, ma crede in un modo diciamo molto superficiale, o addirittura non gli importa più nulla. Come figli dei padri, ma soprattutto figli della Chiesa, dobbiamo riscoprire la fede che ci è stata tramandata e che ci è stata data abbondantemente dal nostro Signore Gesù Cristo, a cui va
tutto l'onore, la festa, la gloria, perché San Giorgio è un santo, ma il santo dei santi è Gesù Cristo. Un fitto calendario quello presentato questa mattina alla presenza non solo del parroco della chiesa di San Giorgio a Ragusa Ibla, ma anche degli amministratori della città e dei componenti del comitato per i festeggiamenti. È stata proprio la sinergia tra l'assessorato al turismo e allo spettacolo e il comitato a determinare un grande evento che da quest'anno prenderà vita. Uno spettacolo canoro che diventa un premio per i talenti della nostra terra, il tutto per aprire anche al concerto di Rafael Gualazzi nella serata di sabato sera. Abbiamo inserito questo premio che abbiamo voluto fortemente con il Comitato di San Giorgio per dare spazio a tutti i giovani artisti ragusani che vorranno dare il loro contributo, perché un duplice aspetto: premiarli per la loro bravura, ma soprattutto farli esibire prima del concerto di Gualazzi, che per loro è un onore. Così ci saranno i Blackouts, le Diamonds, e ci sarà Mallo Dallo, che è un cantautore ragusano, e The Smoothies, e poi per il teatro Giuseppe Arezzi della compagnia Godot, e insomma ragazzi giovanissimi che si stanno esibendo per ricevere un premio importante. Abbiamo investito parecchio nell'artista Rafael Gualazzi, per chi lo conosce, vincitore di Sanremo Giovani e anche ideatore della canzone L'estate di Giovani, che è stata tra le migliori parade, uno dei pezzi più seguiti circa 2 anni fa, e poi un grande jazzista. Soddisfazione è stata espressa dal comitato. Abbiamo istituito il primo premio La Notte di San Giorgio, dando voce proprio a questi talenti ragusani che a volte hanno difficoltà ad esprimersi. Quindi nell'occasione ci sarà il concerto del grande artista Rafael Gualazzi, prima si esibiranno questi gruppi ragusani e diamo valore anche a loro per esprimersi. E andrà in onda lunedì su Video Mediterraneo il film Agata, scritto e diretto e girato a costo zero da Maria Di Franco. Scritto e diretto da Maria Di Franco, il docufilm Agata narra la storia della santa patrona Etnea, un omaggio alla sua santità e al suo dolore. Un docufilm realizzato a costo zero, ma che serve a mettere in contatto la parte spirituale di ognuno di noi con non qualcosa di superiore. La protagonista del film è Alessandra Greco, mentre la voce di Agata è di Sabrina Tellico. C'è anche Enzo Gallenti come voce narrante, che interpreta anche Quinziano. Tutti hanno prestato la loro opera in maniera gratuita. Il film andrà in onda lunedì 27 maggio alle 21.05 su Video Mediterraneo, al canale 11, al 511 in HD e in streaming su www.videomediterraneo.it. Agata è la donna che viene sopraffatta dal potere, da un uomo di potere, che può essere il marito che detiene il potere in casa, oppure può essere in un ambiente di lavoro, e purtroppo oggi, un giorno sì e un giorno no, sentiamo che ammazzano o picchiano o stuprano una donna. In questo film la cosa più importante sono i dialoghi fra Sant'Agata e Dio, o se non lo volete chiamare Dio, per gli atei il sé superiore, perché in ogni uomo c'è il sé inferiore, che è quello connesso ai sensi, all'ego, e il sé superiore, che è quello connesso alla realtà superiore, al tutto. Appunto dico realtà superiore, perché noi siamo di passaggio e non siamo solo materia grossolana, ma molto di più. Parleremo di teatro subito dopo la pubblicità. Seconda parte del nostro telegiornale, parliamo adesso di uno spettacolo teatrale che ha visto una grande presenza di pubblico. Si tratta dell'Inferno di Dante, andato in scena presso le Latomie di Cava Gonfalone a Ragusa, uno spettacolo pieno di emozioni. Una pioggia di applausi sulla prima di Inferno a Ragusa. Un pubblico affascinato ha seguito gli attori mentre si muovevano sullo straordinario palcoscenico naturale delle Latomie. Allo spettacolo di ieri sera era presente tra gli altri anche l'assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo. Uno spettacolo pieno di emozioni per un debutto entusiasmante. Al termine della prima dell'Inferno di Dante nelle Latomie di Cava Gonfalone a Ragusa, il regista Giovanni Anfuso, che è anche autore della drammaturgia, era esausto, ma nonostante la sua cura maniacale dei particolari, molto soddisfatto. Gli attori, ha detto, gli artisti del fuoco, i danzatori, ma anche i tecnici, hanno dimostrato un'altissima concentrazione, dando vita ad uno spettacolo sul filo della perfezione.
ed è stato veramente un debutto sul filo della perfezione, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sia per quanto riguarda l'aspetto artistico. Gli attori, i danzatori, gli artisti del fuoco e tutti i tecnici hanno lavorato con un'altissima tensione, con una altissima professionalità. Un grazie a tutti quelli che sono andati in scena, dietro le quinte, un grazie ai produttori, un grazie a Ragusa e a queste meravigliose cave, l'atomia del Confalone. Apprezzamenti anche per i costumi che sono di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano, le coreografie di Fia Di Stefano e gli interventi video curati da Mel Pappalardo. Inaugurata ieri sera a Vittoria, un'importante mostra legata al movimento del futurismo dal titolo Giulio Danna, futurismo e aeropittura. Gianna Bozzali. Una mostra antologica dedicata all'artista siciliano Giulio Danna, 35 opere, 35 lavori provenienti da diverse collezioni private vanno a ripercorrere il decennio più importante della vita artistica dell'aeropittore siciliano. Racchiuse in un periodo che va dalla fine degli anni 20 sino agli inizi degli anni 40, le opere esposte rivelano la maggior parte dei temi prediletti dall'artista e mostrano l'originalità che permise a Danna di fare parte di quel gruppo di autori che animarono l'ultimo periodo di quel rivoluzionario movimento che fu il futurismo. E oggi questi capolavori è possibile ammirarli nella mostra allestita nella Galleria Edonè, Arte Viva Club, in via Cavour 39 a Vittoria. Danna è molto conosciuto ultimamente in Inghilterra per via di Bonhams, che è una casa d'aste che fa anche mostre culturali, e se l'è preso a cuore e l'ha portato a Londra. E questa mostra quindi vuol fare il punto della situazione del Danna oggi. L'importanza del pittore sta anche nel fatto che lui è riuscito a rendere l'idea del futurismo con due quadri o tre anche che non sembrano futuristi, il terremoto e la rinascita, perché il terremoto è la tabula rasa sul passato, i futuristi dicevano fine col passato, e la rinascita è guardare al futuro. Qual è la bellezza e la forza di questi quadri? Intanto la forza cromatica, direi, però in alcuni che non conoscevo ho trovato una novità dal punto di vista segnico, di un'audacia segnica e fantasiosa anche, che mi sta sorprendendo enormemente. Quindi trovo questa mostra particolarmente interessante per quello che riguarda la figura di Danna, che io ho studiato varie volte, però che ci sorprende sempre, perché si ritrovano cose nelle case dei parenti, di amici cari, e quindi tutto questo veramente dà l'occasione di scoprirlo sempre di più. Ormai da quasi un decennio portiamo avanti il discorso di far crescere e mettere sotto una visione positiva il territorio di Vittoria, ma non solo Vittoria, tutta la provincia ragusana, con delle mostre che abbiano uno spessore più culturale che non commerciale, quale può essere il mercato dell'arte. Oggi abbiamo l'opportunità di avere una bellissima mostra, una raccolta storica di opere di Giulio Danna, che è stato, diciamo, uno dei capiscuole del futurismo siciliano, ma questo più che altro è un pretesto per portare in auge un movimento, il futurismo, che è stato forse il movimento pittorico e letterario più importante che l'Italia ha esportato anche a livello internazionale. E adesso un servizio dell'ufficio commerciale. È stata inaugurata ieri pomeriggio l'ottava edizione del Beer Catania, che ha aperto i battenti per la versione Spring. Fino a domani all'Istituto Ardizzone Giovani di Via Etnea, un evento organizzato da Beer Sicilia e la società di comunicazione Scirocco, che forte dei suoi 25.000 visitatori consolidati tra Beer Lovers e Beer Geeks, candida la città dell'elefante a capoluogo della birra, da Roma in giù. Un'atmosfera accattivante tra stand e degustazioni, con quasi 20 birrifici provenienti da tutta Italia, e poi ancora masterclass, degustazioni, laboratori e tribute band.
Con quasi 1 milione di bottiglie prodotte in un anno, la Sicilia è certamente la regione del sud Italia più dinamica e in crescita in fatto di produzione di birre artigianali e sta assistendo ad un incremento vertiginoso del numero di piccoli birrifici dove si produce la birra per la commercializzazione all'estero, dei brew pub e dei cosiddetti beer firm, cioè dei piccoli birrifici dove si produce la birra per conto terzi. Se nel 2008 nell'isola si contavano quasi 4 birrifici, ad oggi sono quasi 40 i produttori attivi. E guardando alle realtà più recenti, non mancano aziende giovani e promettenti che hanno dimostrato curiosità verso la scena birraia nazionale, disponibilità alla cooperazione con i colleghi vicini e una propensione allo studio e alla ricerca costanti. Una sessantina di realtà imprenditoriali che collocano la Sicilia al secondo posto tra le regioni meridionali dopo la Campania. Quest'anno il Beer Catania, oltre ad avere dedicato il bicchiere che celebra la città etnea con la riproduzione di 3 grandi monumenti cittadini, lancia l'app High Hop, grazie alla quale gli utenti saranno aggiornati sulle birre spillate e potranno valutare le esperienze di gusto. Le birre artigianali in quest'isola, che comunque è una tradizione vitivinicola importante, stanno acquistando una fetta di mercato indicativa. Anche un elemento tangibile è la presenza di carte nelle birre ormai in quasi tutti i ristoranti. Altra cosa molto bella che ci fa molto piacere è che quando le birre siciliane riescono ad entrare nei mercati fuori dalla Sicilia hanno una qualità veramente importante e vengono veramente molto apprezzati sia nel mercato romano che in quelle milanesi che oggi guidano il mercato delle birre artigianali. Dobbiamo, dopo aver fatto 20 anni di rivoluzione culturale, far capire che dietro c'è una caratterizzazione forte e una voglia, come dire, di raccontare la nostra terra, no? La nostra terra Italia attraverso il prodotto birra. E adesso un altro servizio dell'ufficio commerciale. È stata presentata ufficialmente alla stampa ed oggi inizia la prima edizione di Expo Center, manifestazione che coniuga le gioie del palato e le risate del cabaret. 9 giorni, dal 25 maggio al 2 giugno, da vivere intensamente al centro commerciale La Fortezza di Modica, organizzatore dell'evento in collaborazione con Creo Service. A presentare il ricco calendario di appuntamenti durante l'incontro con la stampa è stato il direttore del centro commerciale Massimo Falcinelli. Il centro commerciale sempre di più vuole essere un momento di aggregazione, una nuova piazza dove far sentire le persone a casa propria e bene. Quindi noi cerchiamo di essere vicini alla popolazione, ai visitatori, ai nostri clienti e fornire quelli che possono essere dei servizi e comunque quelle che sono situazioni di benessere appunto per ogni persona. Si tratta solo del primo dei 4 appuntamenti con Expo Center che si snoderà da oggi a Natale. Prossimi appuntamenti saranno la festa del gelato e della granita a luglio, il vino e l'olio d'oliva a ottobre, la festa del cioccolato e dei dolci tipici natalizi a dicembre. Durante la conferenza stampa sono giunti i saluti di Luigi Galazzo di Creo Service e di Salvatore Cassarino, imprenditore agroalimentare e rappresentante del presidio Slow Food di Modica. Il connubio fra la buona tavola, la cultura e quindi anche lo spettacolo, il cabaret, che in qualche modo fa sentire più tranquille le persone, più rilassate, ma al tempo stesso che possono divertirsi e stare tutti insieme bene. Oggi l'inaugurazione di Expo Center con l'apertura di stand di Sicilia e Calabria, musica popolare e con la partecipazione di gruppi folkloristici delle due regioni. Gli appuntamenti proseguiranno anche domani, lunedì, mercoledì e venerdì, oltre che domenica 2 giugno. E con questo è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 20:30. Buon pomeriggio!